Oggi è il primo giorno di riposo assoluto. La stanza di stelle, fai brillare la tua anima. Insieme vivremo una storia felice senza fine. E senza fine. Buongiorno, domenica mattina e oggi è il primo giorno, 1 settembre, giusto, 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 primo giorno in cui non si balla, primo giorno di questo mese di settembre in cui, fra virgolette, mi potrò riposare. Dico tra virgolette perché comunque lavorerò per la Craft Room e ho molti ordini da chiudere nella prossima settimana e comunque dovrò preparare le lezioni di danza per l'inizio, poi a fine settembre, inizio ottobre. Ma mi posso riposare, non ho impegni con orari e mi posso organizzare le giornate come più mi piace. Questa cosa è una cosa di cui avevo davvero tanto tanto bisogno, perché è praticamente da ottobre dell'anno scorso che non mi sono fermata un attimo, quindi ne necessitavo. Stamattina fa ancora molto caldo, anche se le temperature si sono abbassate, ma fa caldo e difatti avevo necessità di lavare i capelli stamattina, era proprio necessario ed urgente, ma pochissima voglia. Il risultato è quello che vedete, in realtà non lo vedete del tutto. Se dovessi scioglierli mi spaventereste tantissimo, ma poco importa, poi lì vedrò di sistemarli pomeriggio. Però era necessario lavarli perché erano proprio sporchi. Adesso io sono già pronta perché vado a pranzo da mamma. Oggi siamo io e lei, pranzetto da sole, e noi ci vediamo più tardi in giornata. Vediamo di trascorrere questa giornata insieme e magari anche domani mattina. Vediamo che succede oggi, perché vorrei che questo vlog fosse pronto per domani sera. Vediamo che riesco a fare. Come immaginavo, questa giornata è andata a farsi un po' benedire. Sono quasi le 7, fra poco scenderà Francesco, usciamo e io sono tornata da casa di mamma, mi sono fatta 2 orette di pisolino e poi mi sono messa al computer, mi sono messa a datare l'agenda di Laura, mi sono messa a fare il wellness planner, perché sono in ritardo. In realtà io lo sto facendo per me, poi vediamo se lo metto anche in vendita, ma lo sto facendo per me perché domani si riparte con la dieta e già so che il wellness planner mi aiuterà tantissimo e quindi me lo devo fare assolutamente, ma lo sto facendo in una versione molto diversa da quella degli anni scorsi, poi se domani riesco a finirlo vi faccio vedere. Alle mie spalle sicuramente, io sto guardando nello specchio per vedere il riflesso perché sto registrando con la fotocamera esterna, sto provando a fare questo vlog tutto con lo smartphone con fotocamera esterna, devo prendere uno specchietto da mettere qui in modo che riesco a fare bene. Comunque c'è caos perché ci sono tutte cose da stirare, vedrò di farlo, non lo so se stasera o domani. Adesso però, perché sono venuta qua dentro? Sì, lo so perché sono venuta qua dentro, volevo mettere un po' di acqua profumata che ho nel cassetto qui. Ah, ecco, è quella di Acquolina allo zucchero a velo. E niente, vado a finire di preparare la borsa. Questi capelli oggi mi sono venuti proprio malissimo, mi vedo proprio male, dovrei andare a fare un taglio dal parrucchiere, ma adesso vediamo, ci penso, non lo so. Comunque aspetto Francesco, usciamo e poi forse andiamo in giro a vedere per, aspettate che accendo la luce, il mio regalo di compleanno, però non lo so, vediamo, vi faccio sapere dopo. Buongiorno, siamo giunti a lunedì mattina, nonostante tutti i miei buoni propositi ieri non siamo stati molto insieme. Stamattina c'è tanto da lavorare, quindi io sono qui, è prestissimo, sono le, vediamo un po', no, tanto presto non è, sono le 8 e sono qui con il magnesio e potassio perché so che è vero che non ballo, ma so che oggi starò seduta per molto tempo. Mi sa che siete un po' storti qua sopra, vabbè, poi sistemo dopo. Starò seduta per molto tempo a lavorare al computer e non vorrei arrivare a fine giornata con le gambe gonfie e doloranti, quindi corro ai ripari proprio all'inizio, anche perché stamattina mi sono svegliata col ciclo, quindi è meglio darmi una mano. E nonostante il ciclo, stamattina ho mantenuto il buon proposito di salire sulla bilancia e si è messa a gridare. Cioè lei si è proprio messa a gridare, la bilancia, mi ha detto ma che hai fatto? Quindi da oggi
si ricomincia a fare sul serio, a mangiare come si deve, con molta calma, però entro Natale vorrei rimettermi un pochino in forma. Quindi vediamo di raggiungere anche questo obiettivo. Dovrei fare il video, gli obiettivi dell'anno, invece di farlo a gennaio, lo dovrei fare ora perché ho in testa di fare tante cose, soprattutto cose per me. Vabbè, poi vediamo se mi viene l'ispirazione, lo faccio. Comunque, adesso. Magnesio, mi metto all'opera, parto anche perché vorrei, non vorrei, in realtà non vorrei, ma devo uscire stamattina perché devo andare a pagare il bollo dell'auto e oggi non dovrei saltare. Vabbè, potrei andare anche pomeriggio in realtà. Vediamo come va la giornata, va. Intanto adesso bevo questo e mi chiudo in craft room. Noi ci vediamo più tardi. Siamo sul finire della mattinata ed il proposito di registrare con lo smartphone è andato bellamente a farsi benedire, anche perché, allora, praticamente, stavo registrando per farvi vedere la cosa che adesso vi farò vedere, sono tipo 20 minuti che sono qua, registro e cancello perché, cioè non cancello io, ma mi si è riempita la memoria dello smartphone, quindi arrivato a un certo punto il video si staccava, io non me ne rendevo conto perché la fotocamera era girata di là, insomma, un disastro. Quindi già solo per quello ho detto ok. Poi ho passato i video sul computer prima di riprendere a registrare e non mi piace come viene, quindi la mia cara Canon sempre, sempre, sempre per fare i vlog, per registrare. Non ce n'è per nessuno. Dunque, siamo in tarda mattinata, ho finito il planner del benessere, eccolo qua, pronto e ovviamente, non ovviamente, quest'anno è della linea Mia Agenda, anche se adesso parleremo delle agende, ed è fatto in un formato totalmente diverso. Questo ho a portata di mano il primo wellness planner che ho fatto, vi ricordate, era in formato A5, quest'anno ho deciso di farlo in formato A4, più grande perché... Vi faccio vedere. Allora, prendiamo i menu settimanali, ok? Se io ho i menu settimanali, in questo modo, rispetto che in questo modo, mi trovo meglio. La spirale qui mi dà un po' fastidio. Per le agende va benissimo, ma per questo che devi avere tutta la visione quando fai i menu, mi ci sono trovata un pochino scomoda. Quindi, essendo un planner che non deve andare fuori, non deve andare in giro, può stare benissimo sulla scrivania, il formato A4 secondo me è perfetto. Perché quando scrivi, ok, puoi fare così, però quando fai i menu settimanali devi avere tutta la visione bella, aperta e pronta, in modo che capisci quello, soprattutto per la divisione dei pasti, delle proteine. Devi avere tutto bello sott'occhio al momento, quindi ho deciso di fare la versione A4 anche per quanto riguarda, per esempio, adesso ve lo faccio vedere, è qui i workout mensili. Avere una visione intera così è sicuramente più comodo e più utile. Quindi ho deciso di fare il planner in questo modo. Poi ho fatto la copertina diversa perché non l'ho fatta plastificata a caldo come tutte le agende, ma ho plastificato, vi faccio vedere, il cartoncino solamente sul fronte con la plastificazione a freddo. Vedete, viene così. Che è, non lo so, mi ispirava di farlo in questo modo. Questa è la grafica che avevo realizzato per la mia agenda. Parliamo del discorso agende. Quest'anno io sono davvero in difficoltà a mettere in vendita le agende e a farle perché i costi dei materiali, aspettate, sposto questo. I costi dei materiali si sono alzati davvero tantissimo, tantissimo. Cioè, a me al momento un'agenda rispetto agli anni precedenti costa tipo il doppio. A me. Cioè, solo di materiali serve il doppio dei costi. A questo aggiungi la corrente elettrica che si è alzata, il commercialista che si è alzato, poi ci aggiungi le tasse, poi ci aggiungi.
Non lo so, non lo so se è il caso di metterle in vendita perché il prezzo ovviamente non sarà più quello degli anni scorsi perché qui si lavora, non si gioca e quindi non posso realizzare un'agenda ad un prezzo a cui ci vado a perdere o comunque non ci guadagnerei nulla. Quindi capite che è un po' difficoltosa la scelta di decidere di mettere in vendita le agende oppure no perché mi rendo conto che, insomma, dovete calcolare che c'è anche, per esempio, se io le metto in vendita sul sito le agende, c'è PayPal, voi amate pagare con PayPal, io no, perché so quello che fa PayPal, cioè prende, trattiene una percentuale sul costo. Allora, mettiamo l'agenda costa 20, PayPal trattiene la percentuale sui 20, si trattiene la percentuale anche sulla spesa di spedizione, che non capisco perché, e trattiene un'altra percentuale nel momento in cui io voglio prendere i soldi che sono su PayPal e passarli sul mio conto corrente, perché io poi li devo spendere i soldi. Cioè, se devo, ad esempio, se devo ordinare della carta da un fornitore che non ha PayPal, a me i soldi servono. Se devo andare a pagare la corrente, vabbè, già quella, per esempio, la pago con PayPal, la posso pagare con PayPal, ma comunque se mi servono i miei soldi liquidi contanti sul conto corrente, PayPal trattiene un'altra percentuale. Quindi capirete che tutti questi fattori innalzano tantissimo il costo dell'agenda quest'anno e non lo so se la farò e la venderò al di fuori del sito giusto per gli estimatori, come sto facendo per esempio con la mia amica Laura. La mia amica Laura, veramente con lei ho sempre fatto così perché lei è il quarto o il quinto anno che compra la mia agenda giornaliera, io la faccio solo per lei, l'anno scorso l'ho fatta anche per altre persone, ma non l'ho messa in vendita sul sito perché è una cosa particolare, quindi la vendo solo a quegli estimatori che vogliono quella cosa fuori dal sito, capite a me. Adesso quindi vedrò. Devo sicuramente fare la mia di agenda perché mi serve e non me ne vado a comprare una, cioè mi faccio la mia. Sicuramente, però non so se quest'anno ho intenzione di farmela datata oppure di farmela di tornare al perpetuo. Perché sì, perché l'anno scorso ci sono stati giorni in cui l'agenda non l'ho usata, ci sono stati giorni in cui l'agenda non mi serviva, settimane in cui l'agenda non mi serviva settimanale, ma mi serviva giornaliera. Insomma, devo un po' decidere. Credo che me la farò la mia agenda e credo anche che la metterò in vendita, ma sappiate che non sarà al prezzo che avete visto fino ad ora, perché purtroppo è così. Questa, per esempio, io adesso se la metto in vendita, la devo mettere al suo prezzo di vendita, che deve comprendere anche un guadagno, ma per esempio potrei metterla in vendita anche come file da scaricare e poi ve la stampate voi e già sarebbe una cosa diversa. La mia agenda più complicato che voi possiate il fatto di potervela stampare da soli, quindi non lo so, vediamo, vediamo. E adesso invece vado a preparare il pranzo che è già abbastanza tardi. Ho appena finito di pranzare e stavo tergiversando perché non ho alcuna voglia di fare la cucina, di lavare i piatti, di pulire. Stavo un pochino tergiversando, giravo, guardavo la TV e ha bussato il postino, cioè il corriere in realtà, perché sono arrivate di nuovo le borraccette piccine, quelle per i bambini delle scuole. Eccole qua, vediamo se va tutto bene, poi vabbè, magari controllo le altre dopo. Però sì, ci siamo, eccole qui, le borraccette per i bimbi. Però queste quest'anno mi sa che non hanno. Vediamo se c'è già dentro. Perché. Ah, eccolo, anzi no, anche meglio, con la cannuccetta, vedete. Ci piace. Avevo deciso di non prenderle queste quest'anno perché anche queste sono un po' aumentate di prezzo e non le volevo prendere per proporre cose nuove, però mi sono state richieste, quindi ne ho ordinata qualcuna per accontentare le persone che le avevano già comprate l'anno scorso e quest'anno le vogliono con personaggi nuovi, giustamente. Eccole qua. Se siete interessati, scrivetemi che finché durano. No, vabbè, nel caso quando finiscono le riordino. Però sono qui le borraccette. Adesso so già che ne devo fare quattro.
di lavoro da fare per la prossima settimana, ce n'è parecchio. Adesso però non posso più tergiversare e devo andare a lavare i piatti. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso. Per i saluti finali io ho un po' editato, cioè no, ho già fatto l'editing del video e mi sono resa conto che insomma ho fatto un po' una schifezza con questo smartphone. Comunque prendetelo così come viene, promesso, dalla prossima volta ritorno a fare tutto con la fotocamera e il microfono. Io comunque spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui e siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con un fiorellino rosa, visto che abbiamo fatto, vi ho fatto vedere l'agenda con i fiorellini, commentate con un fiorellino rosa, che poi è la mia emoji preferita. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!